combatti da uomo. Erano in due, faccia a faccia, pronti a premere il grilletto. Un attimo prima dell'altro. Uno era di troppo e il terzo ormai non poteva più fermarli. No! Vinto tu! Ai! Avevano due colpi, due pallottole per giocarsi la pelle. Una donna e una somma favolosa, bloccata nella cassaforte di un treno blindato. Viva la rivoluzione! E con questo casino non si sente niente! L'oro faceva gola a parecchi. Lui ha più taglia in testa che capelli. È amico intimo di Panciovilla, sai. Hanno rubato bestiame insieme nel Texas. E lui ha saccheggiato 14 treni negli ultimi due anni. Amico intimo di Zapata. Il terreno scottava. Bisognava tenere gli occhi aperti. La mano sul calcio della pistola. Ma soprattutto tenere la testa al coperto. Durango era lontano, troppo lontano per quella cassaforte. Sempre vicina, la morte. Sempre alle calcagna, li seguiva passo passo. Tre uomini e una donna. In due tentavano il colpo grosso. Lei comunque era riuscita a far colpo, anche troppo. Lui invece era rimasto colpito. Un vero colpo basso. Tu, come siete delicati voi, Yankee. A meno storie che non ti fa poi tanto male. Dici bene tu, t'hanno mai sparato nel culo? L'altro sapeva colpire al momento opportuno. Un treno per Durango. Era partito con un boccone troppo difficile da mandar giù, ma la posta era alta. Il rischio altissimo. E la vita valeva zero. Non si poteva comperare. Era legata alla velocità del braccio o delle gambe. E ciascuno di loro lo sapeva molto bene. Buongiorno. Che, eccesso di velocità? No, eccesso di faccia tosta. Spiritoso.